La parte, come dire, metafilosofica del mio intervento, che si intitola Il mestiere più antico del mondo, riferendomi al mestiere di pensare di Diego Marconi, punta essenzialmente su questo, il far notare che, almeno per quanto riguarda la mia personale esperienza, l'avvicinamento che ho avuto molto forte, l'interesse molto forte che ho avuto nei confronti della filosofia analitica derivava da una marcata scontentezza nei confronti della filosofia continentale nella quale mi ero formato. Il 1997 è l'anno in cui esce Competenza lessicale di Diego Marconi, in cui esce Analitici continentali di Franca D'Agostini, che parla di questa distinzione, in cui esce Kant e l'ornitorinco di Eco, in cui nel mio piccolo, anche se era grosso così, esce Estetica razionale, che sono tutti dei libri, vabbè, quelli di Diego era già da un'altra parte, ma sono tutti dei libri caratterizzati da un fastidio nei confronti di alcuni standard e luoghi comuni che sembravano caratterizzare l'ermeneutica. Dico ermeneutica in generale per dare la forma specifica che a Torino aveva assunto la distinzione analitici continentali, che allora c'era ed era assai forte. Adesso ci sembra ritornare ad epoche remote, ma allora i fastidi che vedevo nei confronti dei continentali si potevano riassumere in provincialismo, nel senso che c'era l'idea che noi qui in Italia facessimo delle cose solo perché c'era qualcuno a Heidelberg o a Parigi che le aveva pensate, e a noi stava poi dopo di glossarle, commentarle, eccetera, ma appunto no. Poi, perché abitiamo in provincia, era la regola fondamentale della filosofia continentale, così come la vedevo qua. Poi, di conseguenza, come è fatale, una forma di arretratezza, perché ovviamente se tu devi sincronizzare il tuo orologio con qualcuno che sta facendo qualcosa di creativo, di supposto tale da qualche parte, arrivi sempre in ritardo, e quindi quando arrivi lì, la mia esperienza è che quando sono andato a studiare Heidelberg con la Humboldt, arrivo lì pensando che tutti parlassero soltanto di ermeneutica, non c'era più nessuno che parlava di ermeneutica, parlavano tutti di filosofia analitica o di decostruzione. Comunque l'ermeneutica non la faceva più nessuno. Di qui cioè volevo farmi restituire i soldi, ma visto che invece i soldi me li davano, effettivamente sono stato lì e ho fatto i fatti miei. Eco, una delle prime volte che ho visto Eco, mi ha chiesto, tu conosci Marconi? Sì, effettivamente conosco Marconi, perché, dice, ma lui è un tarschiano? E io avevo voglia di dire che io sappia, è valdostano, anche, sbagliando anche su questo, ma proprio letteralmente non avevo l'idea dell'esistenza di Tarski, e quindi proprio quella cosa del tarschiano mi sfuggiva totalmente. Tanto eravamo ignoranti su questi temi. Adesso non è che siamo diventati molto più istruiti su questi temi, però abbiamo assunto consapevolezza di questi temi, così come di altri principi metodologici, come per esempio che non bisogna parlare di autori, non bisogna semplicemente glossare degli autori, bisogna anche tentare di fare filosofia con le proprie forze e a proprie spese, cioè anche a proprio rischio. Per inciso, Tarski, come sapete, è anche il cane di Searle, e ha spiegato che si chiama Tarski perché invece chiamarlo Lukashevich, per esempio, diventa difficile chiamare un cane così e poi dopo pretendere che così. Però insomma qualche cosa di questo mondo incognito lo abbiamo imparato. Bene, vediamo quindi 20 anni dopo che cosa è successo. La mia impressione, ma questo è del tutto normale, fatale che ciò succeda, è che abbiamo avuto anche modo di vedere i difetti paralleli, speculari degli analitici, nel senso che si può tranquillamente dire degli analitici che c'è una forma di provincialismo, nel senso che effettivamente tutto quello che viene fatto nel continente europeo dagli analitici è meno importante di quello che viene fatto altrove. In generale si discutono o testi di persone scomparse da tempo, oppure ci si riallaccia a delle discussioni che non sono più attuali.
quindi una forma di arretratezza, una forma di presunzione, nel senso che questo è effettivamente l'aspetto più caratteristico degli analitici, che sono convinti loro di aver capito tutto e che gli altri non hanno capito niente, comunque che fanno delle funzioni di servizio, delle cose secondarie. Vi potete immaginare la simpatia che questo provoca nel pubblico, però effettivamente questo dimostra anche che in fondo è un'azione del tutto disinteressata, nel senso che non lo fanno ma perché gli viene così, nonché l'ignoranza, nel senso che, ma questo i filosofi analitici più avveduti lo sanno, che c'è questa tendenza per cui ci sono classici addirittura della filosofia analitica che sono totalmente ignorati dai filosofi analitici, perché stanno a fare delle specie di parole crociate, rispondere così eccetera, piccoli problemini, e non sanno un'ostia di tutto il resto, e poi si cominciano a pontificare cose enormi su delle... Io ho sentito un filosofo analitico, più esattamente uno storico della filosofia analitica, che è una delle famiglie più diffuse sul continente, enunciare la tesi seguente, e cioè che il mondo come volontà e rappresentazione è scritto in maniera oscura. Ora, io stento a immaginare una frase più stupida e più inesatta, letteralmente inesatta, perché se c'è un pregio luminoso di Schopenhauer è l'estrema chiarezza letteraria. Si può dire di Kant che è scritto in maniera oscura, ma... Però invece Kant gli va bene, e McDowell esalta, cioè, quindi va a capire, ci sono anche delle forme un po' così. Ora, va detto a merito, fra i tanti meriti di Diego, che non sento completamente estranei ai primi tre caratteri, lo sento totalmente estraneo all'ultimo, nel senso che Diego è un uomo di una cultura mostruosa e sa pressoché tutto, e quindi questo di questo male, che secondo me è un male grosso per i filosofi e di cui i filosofi anche analitici dovrebbero prendere coscienza, per esempio anche Kevin Mulligan ha una cultura storica impressionante, almeno di questo mondo. Quel lato lì invece sono meno sicuro. Allora, questa era la mia premessa. Visto che però appunto nel frattempo ho imparato più o meno il significato di quella frase sulla neve bianca, volevo dare un piccolo commentario, una piccola grossa e una piccola proposta a una tesi di Diego sulla verità che a me è sempre parsa totalmente controintuitiva, cioè, ma però poi lui adesso mi spiegherà che invece è la cosa più normale del mondo, anzi l'ha spiegato per lungo tempo, fra l'altro ne ha parlato credo stamattina anche Stefano Caputo, solo che io purtroppo ero prigioniero delle frecce italiane, cioè ero bloccato in treno in ritardo e quindi non ho potuto sentire. Allora, per Marconi, come per me e per tanti altri, è vero il principio P è vero se e solo se P. Ma diversamente da Marconi, credo che la tesi postmoderna, secondo cui un mondo senza mente o senza linguaggio, in un mondo senza mente o senza linguaggio non ci sarebbe verità, sia perfettamente compatibile con questo principio. Cioè non vedo niente di strano nel dire che ci può essere una realtà e una verità che la nomina, se non c'è la verità che la nomina, va benissimo uguale, non c'è la verità, ma c'è la realtà a cui faceva riferimento. Questo è un punto su cui Diego fa variazioni che possono essere sia la questione di Rorty del mondo senza menti, sia la questione di Heidegger sui cicli, le orbite, eccetera, che le leggi di Copernico non esistevano, eccetera. E su più bello. Allora, la mia tesi è questa, che la realtà è ontologica, no scusate, quella è senza accento, non conta, è uno sbaglio di battuta, la realtà è ontologica, riguarda quello che c'è indipendentemente da quello che sappiamo. C'è di tutto indipendentemente da quello che sappiamo. Fra l'altro questo comporta che nel mondo sociale invece c'è un'ontologia un po' speciale, nel senso che effettivamente le cose esistono anche perché noi sappiamo che ci sono.
Poi la verità è epistemologica, riguarda quello che sappiamo e dipende da quello che facciamo. Cioè, se non hai qualcuno interessato a scoprire la verità, a parlare di verità, a far valere dei principi legati alla verità, è molto difficile che si possa parlare di verità. Questo però non rende relativa l'ontologia. Secondo me il problema del tenersi così attaccato a quel principio, cioè che c'è un'identità di fondo tra ontologia ed epistemologia, deriva dal fatto che come un filosofo del linguaggio classico è come se Diego volesse rifiutare almeno implicitamente o tendenzialmente l'ontologia. Gli sembra un dominio losco, malfatto, problematico, eccetera. Teniamoci sulla logica e sul linguaggio e riusciremo a controllare la cosa. Secondo me, se tu invece tieni una differenza tra ontologia, che ha tutte le sue proprietà, anche senza nessun sapere, l'epistemologia, che è vera di qualcosa che si dà ontologicamente, ci guadagni un po', un po', molto. Per esempio, non sei costretto a fare una tesi che suona strana a tutti, cioè quando uno dice che appunto non era vero per Giulio Cesare che il sale era cloruro di sodio, allora a questo punto certo che non era vero, poi Diego spiega perché lui non aveva accesso, aveva delle cose limitate eccetera eccetera, però tutti quanti sono piuttosto portati a dire sì certo effettivamente, immaginiamo uno che nel 500 arriva e dice E uguale MC2, la gente dice ma di che cosa stai parlando? E allora è molto difficile dire che era vero E uguale MC2 perché quello che funzionava non dipendeva dalla verità, dipendeva dalla realtà. Quindi c'è una specie di ipervalorizzazione della verità rispetto alla realtà e poi un sottovalutare una questione, cioè la verità è anche una questione di tecnica, di cose che si fanno. Questo è un passaggio delle Confessioni di Agostino che trovo molto interessante perché Agostino, dopo già il decimo libro, quindi, si pone un problema semplice e fondamentale. Perché mi confesso a Dio che sa tutto? Cioè, perché vado a confessarmi ad un onnisciente? Un po' stupido confessarsi ad un onnisciente, perché non solo lui ne sa di me più di me, ma oltretutto lui non ha nessun bisogno di sapere niente da me. E allora lui dice, no, lo faccio perché voglio fare la verità nel mio cuore, cioè voglio capirci qualcosa io stesso, e anche per iscritto di fronte a molti testimoni. È una nozione di verità che significa, se tu non manifesti, non esprimi la verità, non c'è una verità. In fondo, solo dal punto di vista dell'occhio di Dio, il fatto che il sale è cloruro di sodio, che Cesare ha passato il Rubicone, che tutto questo è eternamente vero. Però effettivamente l'occhio di Dio non c'è epistemologicamente perché Dio non c'è ontologicamente. Quindi questo crea un problema. Allora, esaminando la questione da un punto di vista, guardo solo per... faccio in fretta. La cosa è anche molto semplice, cioè... in un barattolo ci sono 22 fagioli e questo sarebbe l'ontologia. Li conto ed è la tecnologia. Faccio un'operazione che consiste nel contare i fagioli e denuncio la frase in questo barattolo ci sono 22 fagioli e questa sarebbe la epistemologia. La frase è vera. Solitamente si dice, se tu metti una contrapposizione tra ontologia ed epistemologia, poi non sai come le due si interfaccino. Invece, tutto sommato, qui una soluzione ce l'hai. Effettivamente ci sono delle azioni o delle operazioni, questo per esempio i pragmatisti l'hanno sempre sottolineato, che permettono di transitare l'ontologia verso l'epistemologia, cioè in parole povere, a farci conoscere qualcosa di qualcosa, purché siamo interessati a conoscerlo. Quindi uno potrebbe dire perché non sostituire la struttura a due posti dall'epistemologia all'ontologia nel costruttivismo, dove quello che sappiamo è costitutivo di quello che è, tipo Kant. Oppure dall'ontologia all'epistemologia nel realismo metafisico, per cui quello che c'è si riflette semplicemente in quello che sappiamo, con una struttura a tre posti, dove c'è ontologia, epistemologia, tecnologia. L'epistemologia è un fatto raro, avviene raramente, solo presso certi
cartoni, questo non cambia niente rispetto alla realtà, perché tanto le cose sono lì e non sono cambiate da quello che noi sappiamo o pensiamo. Quindi abbiamo da una parte l'ontologia che ti dà una serie di cose, per esempio come realismo negativo, il fatto che le cose non possono essere corrette semplicemente dal pensiero, o cosa più interessante, come realismo positivo, perché molto spesso la gente dice: ma come pensi che ci possa essere un rapporto con il mondo che non sia mediato da concetti? Gente non da poco, cioè per esempio, torno a dirlo, Kant. E uno dice: ma è semplicissimo, considera per esempio tu quando giochi col tuo gatto, non avete gli stessi schemi concettuali eppure interagite. Ipotesi, perché riuscite ad interagire? Beh, perché c'è un mondo esterno, indipendente dagli schemi concettuali, che permette questa interazione. Quindi questo, l'interazione è già permessa dalla ontologia, e questo, il misto di interazione e inemendabilità, fa sì che se tu dici che la verità è qualcosa che dipende soltanto dalle persone, nel senso che se non ci fosse umanità non ci sarebbe verità, non ti porta al relativismo, perché tanto il mondo è abbastanza solido per stare sui suoi piedi, cioè l'inemendabilità impedisce il costruttivismo, e l'interazione mostra come si possa avere una relazione che non sia una correlazione conoscitiva, cioè tu puoi avere relazioni con il resto del mondo che non sono relazioni conoscitive, e dirò di più, la maggior parte delle relazioni che abbiamo con il mondo non sono relazioni conoscitive, per cui non ci mettono a contatto con fenomeni o creino problemi di correlazionismo o altro. Quasi finito, questa è la buona notizia, vedo che se riuscite a sopravvivere anche al caldo è veramente ammirevole. Quindi, vabbè, da questo punto di vista possiamo avere un'epistemologia che da questo punto di vista non è né rispecchiamento né costruzione, ma è semplicemente emergenza, cioè effettivamente dobbiamo immaginare la scienza come il progressivo perfezionarsi di pratiche non conoscitive. Però effettivamente noi abbiamo questo, ma questa è una proprietà della natura umana, non è una proprietà di qualche altra parte del mondo, non è una proprietà di tutti i mondi possibili. Personalmente non vedo il vantaggio di dare un'opzione così forte di verità se lo scopo è porre un argine al relativismo. Basta fare una distinzione tra ontologia ed epistemologia. La tecnologia, da questo punto di vista, è qualcosa che ti permette, nel passaggio da ontologia ad epistemologia, una competenza senza comprensione. Per inciso, ben 20 anni prima che Dennett adesso ribadisse, facesse tutto questo elogio della competenza senza comprensione, in competenza lessicale Diego aveva proprio prospettato questo aspetto, cioè il fenomeno molto interessante per cui io posso avere una competenza che mi permette di sento una parola, riesco a riconoscere il bicchiere, senza per questo poi dare una definizione del bicchiere, non so dare la definizione del bicchiere, o viceversa, si può avere anche una competenza inferenziale, cioè riesco a mettere, beh, lo sapete tutti perché avete studiato con Dio, ma io l'ho letto. Ora, è un peccato che questa riflessione sulla competenza non possa essere adoperata, perché la competenza non è una competenza rispetto ad un mondo informe che tu maneggi e modelli, è una competenza che si rapporta con un mondo che ha delle caratteristiche, delle proprietà, delle forme, delle strutture. E dunque è il mondo già che ti dà i limiti per quello che puoi trovare. Per inciso, che ci dovesse essere un terzo termine di questo tipo è una vecchissima intuizione filosofica, lo schematismo in Kant va in questa direzione, la performatività, cioè tu fai delle cose che creano degli oggetti senza per questo avere delle teorie, persino la formatività del Parison con cui si è formato Diego potrebbe andare benissimo in questa idea, e poi la sinteticità di nuovo in Kant, cioè il fatto che ci sono delle azioni che possono produrre dei giudizi sintetici a priori. Però
L'ora è tarda e fa caldo. Spero che l'essenziale sia risultato chiaro. Cioè io sto dicendo che non c'è bisogno di una teoria della verità così forte per preservare la verità rispetto al relativismo. Basta fare una distinzione netta tra ontologia ed epistemologia. E per garantire il rapporto tra ontologia ed epistemologia si può ricorrere a delle mediazioni che sono di fatto l'azione, la tecnica, lo schema come competenza senza comprensione. Per inciso ci sono delle riflessioni importanti e come al solito originali sullo schematismo proprio in competenza lessicale e ripeto, questo potrebbe essere sviluppato in una teoria più generale. Poi ho fatto anche una roba tipo la terzità in pers, è comodo come la terzità in pers, solo che il problema è che mi verrebbe più comodo come secondo la tecnologia, solo che visto che è diventato canonizzato terzità, lo faccio passare come terzità. Bene, un ultimo punto ed è questo. C'è un'altra prova, secondo me, di questo nesso fra azione, tecnologia e verità, e cioè il fatto che noi abbiamo spesso fastidio nei confronti del fenomeno che mi è stato segnalato da Kevin Mulligan del farisaismo, cioè il fatto che c'è qualcuno che afferma in teoria qualcosa e ritiene che la verità sia qualcosa che sta nel mondo delle idee e poi in pratica agisce diversamente. Questa è una spia psicologica importante del fatto che noi riteniamo che la verità sia qualcosa di umano che deve essere condotta con strumenti umani. Perché in fondo è incoerente uno che pensa una cosa e ne fa un'altra? Perché c'è questa cosa del farisaismo? Beh, perché c'è questa dimensione appunto del fare la verità. Questa cosa qua la cito un po' a memoria perché non ho ripreso il libro, però questo me lo ricordavo da allora, mi ha fatto una grande impressione, è il primo libro, 1971, di Diego su Wittgenstein, che finiva raccontando questa cosa. Come sapete c'era Russell che era anche un po' esasperato con Wittgenstein, nevrastenica, eccetera. A un certo punto gli ha detto: pensi alla logica dei tuoi peccati, lui ha risposto tutti e due. Quindi apparentemente forse questa idea del fare la verità valeva anche per Wittgenstein, ma poi su questo il maestro è lui che giudica. Grazie. Allora, intanto che si provano a proiettare... grazie. Prima di cominciare io ho una relazione molto breve, vi vedo stremati, accaldati, però contenti. Posso no, voglio mettermi qui perché sennò non vedo bene. Volevo un po' provare a chiudere il cerchio, in particolare richiamandomi a un paio di cose che sono state dette oggi in apertura su Diego. È stata sottolineata, diciamo, la sua generosità nel dare consigli, nel correggere i saggi o gli articoli anche infieri, anche dei più giovani. Alberto Voltolini si è soffermato sul fatto che lui non l'abbia mai visto arrabbiato, questa è anche una caratteristica sulla quale poi magari torneremo. Una cosa che non è stata detta e che però penso che sia condivisa da molte delle persone che hanno studiato con lui, è un po' il timore di tutte le persone, il timore che lui è stato capace di incutere in tutte le persone che hanno lavorato con lui, e che a differenza del timore, che solitamente è qualcosa che diminuisce man mano che si conosce la persona, nel caso di Diego Marconi aumentava esponenzialmente, quindi si ritrovano dei professori che lo temono molto. E però sicuramente questo, diciamo, è anche un tratto che ricordo con affetto, perché io non ho mai conosciuto nessuno che mi abbia detto io non ho mai provato timore nei confronti di Diego Marconi, magari se esiste si può palesare, però però è stato sicuramente qualcosa che non è mai stato capace in realtà di frenare le persone che hanno lavorato con lui, perché lui, pur incutendo molto timore, è sempre anche molto incoraggiante. Quindi indubbiamente queste critiche che ha fatto a tutti noi che oggi siamo intervenuti e abbiamo partecipato a questa giornata, nonostante queste critiche fossero così forti,
offriva sempre anche, diciamo, delle vie di uscita, no? Delle chiavi per poi continuare ad andare avanti nel nostro lavoro. Tra tutte le persone che sono intervenute, io forse sono quella che ha degli interessi che sono più lontani da quelli di Diego, a partire da Meinong e dall'ontologia che ha citato Guido, alla mia passione per le entità fittizie e ultimamente anche alla mia passione per le emozioni e la finzione. Ciononostante, tutte le cose che io gli ho mandato lui le ha sempre lette. Io vi confesso che tante volte quando gliele mandavo speravo che non le leggesse, gliele mandavo un po', non dico per dovere, però dico, poi magari non le legge, e invece le ha sempre lette. E anche i libri, quando glieli mandavo, poi mi arrivava puntualmente una mail in cui c'erano indicati tutti gli errori, e io non ho scritto dei libri che hanno avuto 40 edizioni, cioè grazie che ne abbiano avuta una, quindi io poi me li sono segnati e li ho messi da parte. In particolare, quello di cui io volevo parlarvi per chiudere un po' in allegria è il fatto che Diego non si arrabbi mai, no? Io evidentemente, anche perché sono così lontana da lui, invece ho avuto il privilegio di farlo arrabbiare. In particolare, proprio su questo argomento, cioè analitici e continentali, io ho scritto un libro qualche anno fa di filosofia della letteratura, e questo libro ha ricevuto una recensione molto severa da parte di Paolo D'Angelo, che diceva appunto certi libri, diceva Lichtenberg, sono specchi, altri più che specchi sono sintomi, e lui diceva questo libro, Filosofia della letteratura, è sintomo di una malattia che anziché essere passata avrebbe solo invertito di senso, no? Perché? Perché anziché esserci la situazione precedente, cioè quella della quale ha parlato Maurizio, cioè dei continentali che non conoscono gli analitici, non li citano e non ne parlano, ebbene Paolo D'Angelo, leggendo questo libro, dice ma qui manca completamente un certo tipo di tradizione, no? Dice... Le eccezioni sono la poetica di Aristotele. No, ma adesso lo spiego, perché qui l'ho cercato di riassumerlo, ovviamente. Paolo D'Angelo mi dice, questo libro, che si intitola appunto in maniera così generale, generica, Filosofia della letteratura, dice, riporta soltanto i dibattiti degli ultimi 50 anni, gli autori appartengono quasi tutti alla tradizione comunque della filosofia analitica, dice le uniche due eccezioni, che però, voglio dire, sono proprio dei rimandi classici, sono la poetica di Aristotele e un tragedy di Hume. E quando sono citati dei filosofi amati dei continentali come Croce, viene citata appunto soltanto per la Croce, Collingwood, Theory of Art, quindi soltanto per la posizione espressionista, che peraltro i continentali pensano che sia una sbagliata interpretazione di Croce, e Yaus anche soltanto per l'estetica della ricezione. Quindi dice Paolo D'Angelo, questo libro non dovrebbe intitolarsi Filosofia della letteratura, bensì Filosofia analitica della letteratura. Io, facendo un errore che ovviamente è stato considerato tale da Diego, ho avuto l'impulso di rispondere velocemente a questa critica, e è un'altra delle cose che Diego ha insegnato a chi ha lavorato con lui, è che non bisogna mai agire d'impulso, bisogna pensare 40 volte e poi fermarsi ancora. Gli ho risposto con la sua recensione si intitolava Un grido d'allarme, e la mia risposta è stata una risposta tranquillizzante. Io gli ho risposto, vabbè, ma quando i modi di affrontare certi argomenti sono molto diversi, non è produttivo prenderli in considerazione tutti insieme. I testi che ho preso in considerazione sono quelli pertinenti per gli argomenti trattati, tenete conto che era un libro che cominciava con l'ontologia e finiva con i paradossi, quindi aveva, diciamo, un taglio abbastanza particolare. Poi non mi sembrava produttivo fare dialogare autori molto diversi anche per argomenti che potevano sembrare simili. Il metodo ovviamente mi sembrava molto diverso nell'uno e nell'altro caso, senza per forza pronunciarmi sul valore di questi diversi metodi. E poi alla critica di D'Angelo, perché non sono citati Compagnon, Genette, Segre, Todoro, Vanceschi, Contini e Prioschi, rispondevo semplicemente perché di fatto si occupano di altre cose, si occupano di letteratura, certo, ma non degli argomenti pertinenti per la filosofia della letteratura che io tratto. Quindi io dicevo, non ha senso trattarli tutti insieme, ma questo non vuol dire che io abbia fatto una filosofia analitica della letteratura. Come sempre, quando si tranquillizza con tanta enfasi qualcuno è perché tanto sicuri non si è, e infatti io poi dopo ho cominciato a domandarmi
anche prima di diciamo incontrare Diego versione arrabbiata, se effettivamente io avessi fatto bene a dare per scontato che la distinzione tra analitici e continentali fosse superata, come di fatto io scrivevo nella mia risposta ad Angelo. Dicevo non solo che la distinzione tra analitici e continentali era superata, ma che era ovviamente superata, e questo diciamo è stato un punto che non è passato inosservato. Poi mi rendevo ben conto della comodità di lavorare all'interno di una determinata tradizione senza per forza voler ampliare l'ambito di discorso. Però mi dicevo forse non sarebbe meglio provare effettivamente a fare un discorso più ampio così come mi è stato suggerito. E poi diciamo provavo a concludere le mie riflessioni ammettendo che in effetti anche ammesso che si volesse sostenere che una distinzione tra analitici e continentali fosse stata in qualche modo superata, magari anche solo in alcuni ambiti, per esempio in filosofia morale talvolta qualcuno lo ha ammesso, in estetica si può provare a vedere in alcuni ambiti, come nella filosofia della musica si può dire che sia stato superato. Indubbiamente non è soltanto dicendo che questo muro è caduto che si dimostra che sia successo effettivamente, e poi comunque non è scrivendo soltanto libri di uno o dell'altro tipo che si può pensare davvero di superare questa distinzione. Incontro Diego e Diego mi dice, ho letto questa recensione, aveva già letto il libro, mi dice ho letto questa recensione e sono un po' arrabbiato. E mi ha dato un consiglio importante, mi ha detto guarda che quando si scrive bisogna non soltanto pensare a quello che si scrive e a come lo si scrive, ma anche a chi si può fare arrabbiare con quello che si scrive. E nello specifico mi ha detto tu mi hai fatto un po' arrabbiare. Mi ha anche spiegato perché. Ovviamente io qui vi riporto soltanto brevi cenni, poi se ne può parlare in maniera più approfondita. Innanzitutto lui mi ha detto, vedi, la distinzione degli analitici continentali è un po' come quella a destra e a sinistra. Non ho mai conosciuto nessuno che sostenesse che la distinzione fosse superata e che non fosse di destra. Così come non ho mai conosciuto un analitico che sostenesse che la distinzione analitici continentali era superata, ovviamente che non fosse continentale. No? Quindi, in qualche modo, quello che lui mi ha fatto capire è che non è soltanto dicendo che la cosa è superata che lo hai fatto, anzi molto spesso quando dici che la distinzione è superata è perché o credi che lo sia ma non lo è, o non hai argomenti per provare che di fatto lo sia. E poi si richiama anche nella sua risposta Marconi a un punto che ha toccato stamattina Alberto Voltolini, dice uno potrebbe anche dire che in realtà la distinzione non c'è più e che quello di cui dovremmo davvero parlare è un modo serio o buono di fare filosofia, che questo è il punto importante. Però su questo Diego Marconi non era in realtà completamente d'accordo, perché diceva io non me la sentirei di definire quell'altro tipo di fare filosofia come una filosofia non seria, no? Una filosofia che usa degli altri metodi, che si interessa ad altri argomenti, ma questo non vuol dire che non sia seria. Una cosa che io ho trovato molto interessante nelle osservazioni che lui mi ha fatto è che in qualche modo si è sentito anche toccato in causa dalle critiche che venivano mosse diciamo, a me. Perché? Perché diciamo, da un lato era un suo modo gentile di dirmi guarda che non è facile rispondere a questi tipi di obiezioni, no? Non è dando una risposta così spontanea, un po' impulsiva, che puoi pensare di dare una risposta a questioni così grandi. Perché? Lui mi dice anche a chi mi ponesse delle domande analoghe per quanto riguarda la filosofia del linguaggio, la filosofia del linguaggio di stampo analitico, ebbene anche io avrei magari difficoltà a dire perché tratto di certi autori e non tratto di altri come Derrida, Gadamer o Heidegger, no? Nel suo manuale su filosofia del linguaggio che gli studenti studiano ancora oggi c'è una parte dedicata a questo, no? Perché, lui dice, perché io avrei comunque difficoltà in ogni caso a rispondere a queste obiezioni? Perché dovrei spiegare perché non tratto di questi autori e perché non ne tratto, o perché non sono sicuro di capire quello che dicono, o perché se lo capisco non mi convince, oppure perché non interseca i problemi di cui mi occupo. E
La sua critica è stata: in realtà quello che provi a fare tu in maniera così un po' improvvisata nel rispondere ad Angelo è soltanto toccare il terzo punto, cioè dire io non tratto di quegli autori di quell'altra tradizione perché in realtà non intersecano i problemi di cui mi occupo, no? E quindi il suo consiglio molto saggio è stato: avresti dovuto dire ad Angelo semplicemente che il libro si doveva intitolare Filosofia analitica della letteratura e basta, scusarti, diciamo, in maniera elegante. Oppure, se il libro fosse stato pubblicato in inglese, si poteva bene intitolare Filosofia della letteratura. Perché? Perché la filosofia della letteratura, diciamo, nei paesi di lingua inglese tratta esattamente di quegli argomenti dei quali tratta il mio. Quello che io ho capito è che avrei dovuto utilizzare per dare una risposta soddisfacente ad Angelo, ed è in realtà è qualcosa a cui penso da qualche tempo, da abbastanza, è che per dare una risposta convincente ad Angelo e quindi essere capace di sostenere che effettivamente il libro si intitola Filosofia della letteratura, perché la filosofia della letteratura, diciamo, è una disciplina ben particolare, non è filosofia nella letteratura, non è la filosofia per la letteratura, non è la letteratura filosofica, è un'altra cosa, è una disciplina particolare. Perché? Perché è stato raggiunto, per esempio, un certo consenso. Un certo consenso, sono stati individuati certi problemi e certi testi, no? Per esempio, questo è quello che sostengono quelli che fanno filosofia della letteratura in altri paesi, quando dicono, bene, la base della filosofia della letteratura è la filosofia del linguaggio. Questo è il motivo per il quale questa disciplina ha un certo tipo di taglio e non ne ha un altro. Perché? Perché la letteratura, appunto, è fatta di enunciati. Poi, che ci sia un particolare metodo di discussione, che però bisogna spiegare bene in che cosa consiste, perché molti filosofi della letteratura hanno anche diciamo una formazione che poi in realtà è doppia. Poi dovrei appunto essere in grado di spiegare e argomentare perché alcuni studi non sono stati presi in considerazione, non perché non sono importanti, ma solo perché effettivamente non riescono ad avere un dialogo con gli altri testi che sono invece considerati appunto come rilevanti per le questioni trattate. E poi, infine, avrei dovuto e dovrei chiaramente spiegare bene le mie scelte, no? Cioè spiegare, motivare bene le esclusioni sulla base di un insieme compatto di questioni che evidentemente sono considerate accettate, accettabili e centrali per una disciplina che sia considerata tale. Quindi, diciamo, io sono stata molto, molto contenta di aver visto questa versione di Diego arrabbiato, che peraltro è anche ben resa dalla caricatura di Farruco che voi potete vedere che c'è sulla locandina. Se è vero quello che è stato detto stamattina, cioè che pochissime persone hanno avuto il privilegio di vederlo in quello stato, bene, io indubbiamente sono stata tra queste. Grazie. Ci sono domande, interventi, commenti tra il pubblico, oppure se Diego vuole incominciare a dire qualcosa in risposta. C'è una domanda che ci siamo fatti. Perché è così importante rispondere ad Angelo? Per me lo era, perché questo in realtà si riallacciava molto a quello che aveva detto Maurizio. No? Maurizio aveva, diciamo, affrontato nella seconda, a metà del suo discorso, una serie di punti che avevano fatto sì che anche molti filosofi analitici fossero diventati simili per i difetti ai filosofi continentali, no? Perché quello che D'Angelo con bel garbo mi faceva osservare era che proprio quei punti come provincialismo, arretratezza, presunzione e ignoranza caratterizzassero in realtà quel testo. Perché? Perché nonostante lui apprezzasse il taglio analitico del libro, lui diceva bene, ma se manca completamente una tradizione, allora come mai? E da qui il suo grido d'allarme. Quindi questo era. Qualcuno dal pubblico vuoi dire qualcosa? Grazie.
sulla rabbia, sì. Ma ho solo da dire che in realtà non mi sono arrabbiato molto. E in realtà quella discussione poi è servita anche a me, l'ho trovata utile, mi è servita a chiarirmi delle cose, sono contento di averla fatta. No? Tu hai avuto l'impressione che fossi arrabbiato molto. La questione del timore, magari quando uno è così, diciamo, preoccupato e timoroso, quando arriva uno ti dice, comunque, diciamo, il tuo modo di entrare nella questione è stato proprio questo, che ti avevo fatto arrabbiare, questo lo ricordo. Quindi era... Comunque, il mio atteggiamento, proprio il mese scorso, una rivistina di studenti greci, studenti e dottorandi greci, ha chiesto dei pezzetti a me e ad una serie di altri filosofi, sulla domanda esiste ancora una distinzione tra filosofia analitica e filosofia continentale. E io ho detto le solite cose, tra cui alcune di quelle che hai citato tu oggi. Ma una delle cose che ho detto è che in fondo stanno tutti benissimo. Voglio dire, non c'è nessuna ragione di porsi il problema, di preoccuparsi, di superare la distinzione tra analitici e continentali. I continentali vendono un sacco di libri, hanno una notevole influenza sull'insieme della cultura, stanno bene. No? Gli analitici hanno esteso la loro presenza accademica, hanno un sacco di riviste scientifiche in tutto il mondo, fanno un sacco di roba, anche loro stanno benissimo. Quindi ciascuno, come dire, viva quietamente, no? la sua vita culturale e filosofica, facendo quello che gli pare sostanzialmente, no? Io poi, come dire, mia divisa personale è di utilizzare tutto quello che capisco e che mi sembra utile da qualunque parte venga. Non mi sono mai fatto pregare per utilizzare filosofi i cosiddetti continentali se era il caso. Una volta lo facevo di più, adesso forse lo faccio un po' di meno, ma questo non tanto perché sia cresciuta la mia ostilità verso la filosofia continentale, quanto per il maledetto fenomeno dell'iperspecializzazione, per cui occupandosi di cose sempre più piccole va a finire che la letteratura di riferimento è sempre più circoscritta, come dire, determinata geograficamente, oltre che in molti altri modi, eccetera, eccetera. Ma di per sé il mio criterio è rimasto lo stesso. Con Maurizio c'è questo dissenso intorno all'appartenenza del concetto di verità all'epistemologia, no? Se l'epistemologia è la teoria della conoscenza, come tradizionalmente si ritiene che sia, allora questo pone il problema del rapporto tra il concetto di verità e concetti come conoscenza, conoscibilità, giustificazione, giustificatezza, eccetera, eccetera. In particolare, ci sono verità non conosciute? Intuitivamente sembrerebbe di sì. Ci sono verità inconoscibili? Di nuovo, intuitivamente ci sono buone ragioni per pensare che ci siano verità inconoscibili. Quindi la verità è un concetto diverso da quello di conoscenza. Il concetto di verità è diverso dal concetto di conoscenza. Che non basta a escludere il concetto di verità dall'epistemologia, ovviamente, no? Però come dire, è un indizio, nel senso che fa pensare che forse il concetto di verità tarschiano sta da un'altra parte, quel concetto di verità lì, per cui se le cose stanno in un certo modo, se quel tavolo è bianco, allora è vero che quel tavolo è bianco, è buon sostanzialmente, no? L'idea è quella, quel concetto lì forse sta da un'altra parte, alcuni dicono che il concetto di verità è un concetto metafisico. No? Però se tu sostituissi... ci sono verità non conosciute, dice, ci sono realtà non conosciute, la sostituzione è perfetta, non cambia niente, quindi forse si usa verità in una maniera un po' diversa, come sinonimo di realtà. Se sei un tarschiano, allora se ci sono realtà non conosciute, ci sono anche verità non conosciute, no? Le verità corrispondenti. Se mettiamo che si sia calcolato alla fine del Settecento quanto era alto l'Everest, non so se è vero, ma insomma a un certo punto l'avranno pur calcolato, no? Ora, l'altezza dell'Everest non sarà cambiata di tanto tra il 500 e il 700, no? Nel 700 hanno determinato che era alto circa 8800 metri,
del 500 probabilmente anche era alto 8800 metri, più o meno, metro più, metro meno, no? Quindi Tarski dice che era già vero nel 500 che l'Everest era alto 8800 metri, quando nessuno lo sapeva, non solo non lo sapevano, ma non avevano neanche ancora un metodo, no, per calcolare l'altezza dell'Everest, non sapevano come fare, troppo l'ombra, tutte queste cose qui, troppo difficili, no? Poi ci sono arrivati. Però era già vero allora, nell'ipotesi che l'altezza dell'Everest non sia cambiata troppo tra il 500 e il 700. Sento, si può sempre dire, ah, non lo sappiamo, non lo sappiamo quanto era l'alto l'Everest nel 500, magari tra il 500 e il 700, come dire, ha avuto una spinta bestiale per via che nell'Himalaya è successo di tutto, eccetera. Ok, no? Però è plausibile pensare che, dato che non conosciamo gli sconvolgimenti tellurici tra il 500 e il 700 in quelle regioni, ma no, sarà stato altro più o meno uguale. Questo è il tipo di ragionamenti che si fanno per mettere la verità, diciamo, non dentro l'epistemologia, ma da un'altra parte. Detto questo, peraltro, io personalmente sono un po' a disagio con come dire, l'appiantimento del concetto di verità sulla metafisica, che è assolutamente standard negli ambienti che io frequento, no? Cioè, voglio dire, è una cosa che si dà assolutamente per scontata. Non sono sicuro che le cose siano proprio così, sono più sicuro che se l'epistemologia è la teoria della conoscenza, allora quel concetto di verità non faccia parte dell'epistemologia. Sui difetti degli analitici e come dire, sulla simmetria tra i difetti degli analitici e i difetti che tu trovavi nei continentali, come dire, si potrebbe parlare a lungo, ma certamente ci sono anche delle buone ragioni per essere d'accordo con te, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto della presunzione e l'aspetto dell'ignoranza. Su questo sono purtroppo d'accordo.